Campione, un campione d'ascolti, un amico, un campione di simpatia. Lui è travolgente da tutti i punti di vista. Ma oggi questo campione che voi conoscete bene, mi porta una sorpresa. Lo faccio subito entrare, Flavio Insinna. Grazie, buonasera, buonasera, grazie, grazie. prego. Piano piano perché la discesa è ripida. Accomodati, Buonasera, è sempre un grazie piacere averti dell'accoglienza. qui. Che bello rivederti. Per me, a parte vederti da casa, però tornare qua è sempre una festa. Per me è un piacere, grazie. Senti, io te lo dico prima, Sì, cioè, dimmi. nel senso, io non so come faccia, per me è un mistero. Lo dici a me? Per me è un mistero tutte le sere quando lavoriamo insieme, quando giochiamo, scusa, insieme, perché per me è un po' un lavoro, per lui è un gioco, una sfida bellissima. Noi siamo a bocca aperta ormai da sere, non le contiamo più, Giorni e innumerevoli. giorni e giorni, Giorni e giorni il e giorni. pubblico a casa gioca con lui, gioca con voi dell'eredità e chissà quanti a casa indovinano la ghigliottina. Lui adesso sta a numero 4, se Ho non perso il sbaglio. conto, c'ha dei record, continua ad abbattere record che neanche un fuoriclasse di uno sport, quindi cioè, faremo un conto alla fine di tutto quello che è riuscito a fare. Lo facciamo entrare? Ah, certo, subito. Annuncialo tu. Posso alzarmi? Quello che vuoi. Vabbè, allora, signore e signori, qui a ruota liberata, questa donna straordinaria, ragazza Come straordinaria, vuoi. la signora Fialdini, ha il piacere insieme a tutti noi di accogliere dall'eredità Massimo Cannoletta, il campione! Quanto Buonasera. tempo che non ci vediamo? Alcune ore. E tra poco, dopo questa Eh puntata, sì, poi tornerete. sì, nel gioco di squadra Rai da ruota libera all'eredità. Ci sei, vero? Sì, Io non c'è mollà ci perché altrimenti non si sono, può. finalmente sono tranquillo perché per una volta posso rispondere a delle domande senza il rischio di essere eliminato. E quindi già. Perché poi dopo, tra un'oretta, lui inizierà con le catapulte, L'una o ghigliottine, l'altra? scalate, Certo. No, no. quindi. Più tranquillo qui. Sì, Adesso poi ci ti puoi godiamo. rilassare, puoi andare a Grazie. ruota libera, però non è detto che non ci siano dei tranelli, dei tracobetti Non da guardare me, indovinare. perché quando è lei, Ma non me l'avevi detto, Flavio. Ah! Io sono venuto per accompagnarti, solo come accompagnatore, quindi vivremo insieme i tranelli, i trabocchetti, ma c'è lei, guarda, con lei si sta tranquilli. Magari loro, ecco, loro lì nell'angolo. I miei autori. Posso farvi un Ma applauso con tutto dobbiamo! il cuore? La mia squadra bellissima. Allora Massimo, voglio conoscerti perché a casa si fanno un sacco di domande su di te. Se le fa Flavio in onda ed è Sì. bellissimo vedervi quando, insomma, anche lui rimane stupefatto, no? Rispetto a delle risposte che tu dai quando nessuno, credo, riuscirebbe No, no, nell'impresa. no, non credo, no, 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 sicuramente nessuno, no, probabilmente nelle persone che Piero abbiano Angela, le... Alberto Angela, Augias, ecco questi, delle persone che hanno questo letto... livello, no, è Infatti, anche modesto, beh, stiamo questo è cercando dei bello. difetti, Fra, stiamo cercando i difetti, Ma siamo qui per questo. brava, Siamo trovali qui tu, per questo. Intanto trovali ci tu. godiamo a qualcuna delle tue vittorie, Ecco, va ok? bene, Rivediamo. d'accordo. €160.000, 180.000 euro, il campione Massimo, non ci sono più aggettivi superlativi. Ci siamo anche stasera, €90.000, la ghigliottina, €130.000, la busta con la parola che stasera vale questa cifra. Per €90.000 la tua ghigliottina, Massimo, salendo da sotto, Gassman, divieto, storico, facile, punto, un minuto da adesso per trovare la parola che ti farà vincere €90.000, dai! Io ho scritto sorpasso. Stasera la parola per €90.000 è sorpasso! Si fa festa! Bravo, €22.500 e giochiamo con libro, con vivere, con materia, con gloria e con interpretazione. Massimo, un minuto da adesso, dai! Questa sera una bellissima parola. Sogno. La parola è sogni e il sogno diventa realtà! Massimo, per €40.000 le parole sono imitazione, fuga, seguire, ragione e materno. Un minuto da adesso, buona fortuna, dai! Ho scritto istinto. C'è scritto istinto! Si festeggia! Giocheremo con le parole stradale, fascia, congiunzione, doppiaggio e vescovo. Hai un minuto da adesso per trovare la parola vincente, dai! Ha scritto
anello. Tu non ci crederai, tu hai scritto anello? Noi abbiamo scritto anello! E l'anello, eccolo qua! Il tondo con Sara e Ginevra che festeggiano. È un anello questo teatro qua che ci congiunge anche se da lontano. Fuochi d'artificio, la cifra totale 168.750 euro. E te li meriti tutti, ragazzo mio. Lascia perdere Flavio, fai finta che Flavio non ci sia, no? Perché lui te lo chiede tutte le sere. Com'è che fai? Cioè, a che cosa pensi? Perché io da casa guardo L'Eredità, ok? Ma ne indovinassi mezza, cioè arriva la ghigliottina, cut off mi succede a me, nel senso che, no? Tu, che cosa pensi quando devi mettere insieme tutti i tuoi ragionamenti? Allora, io innanzitutto vorrei ringraziarvi per aver montato insieme tutte le ghigliottine che ho azzeccato, perché ne ho anche sbagliate tante e quindi voi siete già stati molto molto buoni con me. Ho capito, ma tu sei il campione dei campioni, nessuno ha mai vinto come te. Franci, che cosa, scusa, posso dire una cosa? Per fortuna l'ha sbagliata alcune, altrimenti avevamo già chiuso. No, ci avevamo mandato, sai come quando al casino mettono il panno nero e il tavolo chiude. No, per fortuna ogni tanto sei in ceppa. Sì, decisamente. No, però in generale io sono stato finora molto fortunato perché molto spesso Flavio mi ha posto delle domande delle quali conoscevo la risposta. Ma pensa. Sì, va spiegato, non è che gliel'ho data prima, nel senso che ha studiato tutto, ha ingoiato dei vocabolari. Obelix è caduto nel pentolone della forza, lui è caduto nel pentolone della cultura, lui fa il modesto, è divulgatore, artistico, storico, musicale, legge, continua a studiare, secondo me è un messaggio fantastico. Bellissimo, per potente. Tutti noi. Ti posso dire una cosa? È come in una squadra di calcio, c'hai un fuoriclasse, tutti si allenano di più, cioè tutti vanno verso il massimo, noi ce l'abbiamo proprio, di nome e di fatto, il massimo. Io per primo torno la sera a casa e ancora in più di quello che faccio ti viene voglia di andare a guardare un quadro di cui lui ha magari parlato durante la domanda, l'ha spiegato, o magari prima o dopo perché ci facciamo due chiacchiere, e tutti vanno verso un livello superiore, come lui non ci arriviamo, però ecco. Ci proviamo. Allora, cerchiamo di capire da cosa nasce tutta questa passione. Come è iniziata la tua storia? Che fai nella vita? Prima di arrivare all'Eredità, chi è te? Io ero e sono ancora, come abbiamo detto molte volte in diretta, durante il programma, all'Eredità. Io negli ultimi anni mi sono occupato di divulgazione, quindi ho raccontato in vari contesti, durante dei viaggi, molto spesso anche dei viaggi molto lunghi. Per esempio due volte il giro del mondo per lavoro. Hai fatto due volte il giro del mondo. Sì, ma per lavoro, sottolineiamo. Sì, non è un annoiato miliardario che va. Quindi cioè, lui deve imparare, sì, per spiegare agli altri. Il problema per noi è che si ricorda tutto. È il problema per l'Eredità. Per esempio, durante i due giri del mondo che ho fatto in nave, naturalmente tutti i giorni di navigazione che sono inevitabili in un giro del globo, gli oceani sono vastissimi, quindi sono molti giorni di navigazione, e io ho avuto la fortuna di essere il responsabile di delle conferenze del programma culturale di queste crociere, quindi io raccontavo i posti che avremmo visitato, ma anche l'arte, la storia, delle volte anche la musica. E sei abituato a rispondere alle domande più curiose, un po' più strane, quelle che ti fanno le persone che incontri, che si fidano di te, si affidano a te. Esatto, infatti molto spesso io mi sono ritrovato anche a studiare in maniera molto molto pignola ogni argomento, anche proprio nel dettaglio, cercando di prevenire, prevedendo ecco le domande che mi avessero potuto fare magari gli spettatori alla fine della conferenza, perché la conferenza di solito si parla, si racconta, poi alla fine ovviamente c'è sempre un domanda e risposta se qualcuno ha delle curiosità, e io sono sempre voluto arrivare lì il più preparato possibile. È impossibile sapere tutto. Bellissimo, però questo è bellissimo. Poi è arrivato il lockdown. E quindi penso che girare il mondo da quel momento sia stato impossibile. Infatti, il lockdown è arrivato e ha cambiato, è inutile dirlo, ha cambiato la vita di molti, di tutti in realtà. E quindi dal punto di vista professionale, nel mio caso, ovviamente, essendo un lavoro che si svolge davanti a un pubblico fisico, davanti a delle persone che sono sedute di fronte a te, per ascoltarti, il concetto di pubblico è proprio svanito con il lockdown, e di conseguenza e mi sono dovuto reinventare. Dice
Partecipiamo un'altra volta all'eredità. Ecco, io innanzitutto, beh sì, prima di arrivare all'eredità ho iniziato a fare un po' di divulgazione nel mio piccolo sui social network, quindi su alcuni social molto diffusi. Ho postato quasi ogni giorno delle piccole chicche, delle curiosità, delle immagini, un particolare di un quadro, un posto strano del mondo. Insomma, qualcosa che aiutasse sia me a viaggiare con la mente, ma soprattutto chi mi ascoltava, chi lo leggeva. E quindi da lì poi si è creato una sorta di piccolo pubblico, molto piccolo naturalmente, io non ero nessuno sul web, sulla rete, e quindi pian piano questi adesso si dice followers, brava, infatti questi followers sono aumentati. E poi cos'è, e quindi che diventava sempre di più Flavio, di, anche nel suo modo di porsi, perché io noto degli sguardi ormai, no, che ci sono tra voi, non dall'eredità. Se fossimo in un periodo normale della vita, sicuramente è una persona con cui vuoi andare a cena, chiacchierare, ad ascoltare. Cioè, per me che sono uno curioso, altrimenti non farei questo mestiere, ma che poi la curiosità è un mio approccio proprio alla vita, è una persona con cui vorresti, prima o poi succederà che ce leveremo tutto, insomma, maschere, cose, e si potrà parlare da vicini a cena, chiacchierando. Vuoi ascoltarlo? Abbiamo bisogno di grandi maestri. Io parlo per me, ne vado cercando a teatro, in televisione. È una persona che vuoi continuare a frequentare. E secondo me è una lezione bellissima, è una spinta di forza, secondo me, per tutti, per tutti. Che una persona che si ferma il suo lavoro, bellissimo, lui è felice, non si abbatte, è durissima, lo sappiamo, senza voler insegnare niente a nessuno. Cioè, vado all'eredità. E la cultura che hai negli anni, messo là da parte un bagaglio enorme, diventa un'occasione. Io gli auguro tutto il bene del mondo, che sia in televisione, tornerà a divulgare, spero che lo chiamino, perché è un segnale bello anche per chi vuole cominciare o tornare a studiare. Glielo scrivono, dice, ma hai fatto tornare voglia di leggere? È un messaggio bellissimo che dà la televisione. L'avversità che diventa un'opportunità, è una storia straordinaria, ma non è capitata a noi, abbiamo avuto la fortuna, la vita non è che è una vergogna. Shakespeare dice che anche la fortuna è questione di talento, sono bravissimi i nostri che ringraziamo all'eredità che scelgono le persone. Chiaro che è un'eccezione straordinaria, ma che c'ha questa lezione per tutti noi con sé, di non abbattersi, e se hai studiato, anche ritornando a quella stranissima frase, con la cultura non si mangia. Ma chi l'ha detto? Con la cultura si fa tutto. È che con la si dovrebbe si... mangiare di più. Con la cultura, bravissima, con la cultura si mangia di più e si vive e si condivide. Che cosa ti scrive il tuo pubblico? La gente adesso ormai ti riconosce, ti fa per te da casa, la sera si appassionano, vogliono che tu vinca. Che ti dicono? Io sono ancora sorpresissimo dal numero di messaggi. Nei primi giorni cercavo disperatamente di riuscire a dare anche un'attenzione, anche veramente solo un like a due parole. Cortesi e gentili che mi scrivevano. Adesso mi rendo conto che il numero di messaggi sta diventando veramente enorme. Piano, si risponde a tutti. Sì, no? Io ritengo che chiunque abbia speso 10 secondi della sua giornata per scrivermi qualcosa di carino meriti una risposta. Per questo mi sta tenendo molto impegnato in questi giorni. Però veramente mi scrivono. Tu di tutto, sei, io sono di Lecce, della provincia di Lecce, il paese si chiama Quarica di Lecce. Non gli dire che è la Firenze del Sud, se no lui ti dice che è Firenze che è la Lecce. Proprio così? Ma guarda, siccome qui entreremo... No, diciamo scherzando, siamo in territorio Italia. Toscano qui, lo so. Sono bellissime tutte e due, dai, se scherzo. Quando fra di voi, dopo la puntata, mi dite cosa succede? Dopo la puntata, generalmente. Lui va a contare i soldi in camerino. No, la vita no, scherzo, no. Si rimane a chiacchierare. No, ma quando lui, come tutti i grandi campioni, ma al di là dello sport, lui se sbaglia la ghigliottina, cioè rimane a guardarmi, io appunto ho la percentuale più o meno la tua, ce n'ho una in 4 anni, ce n'ho 3 anni e mezzo, qualcuna che è proprio quella, lui mi guarda come a dire, ma Flavio, come a dire, l'avrei dovuto, cioè era così fatto, dico, ma che fai? Cioè, dico, a me perché mi parlano 8 autori, dico, io a malapena riesco a girare la cartellina e a dirti che c'è scritto Anello, lui si rammarica, perché è una persona che vuole continuare a studiare, vincere, a progredire, non si lascia mai in pace, è bellissimo, lo so, lui torna in albergo e torna a studiare, però una cosa che mi ha colpito tra le tante, ma non per farne la geografia agio che tutto dice San Massimo da Lecce, il modo con cui lo salutano gli altri concorrenti che magari vengono eliminati,
c'è un grandissimo affetto, perché io lo so, quelli che passano in albergo comunque rimangono qua, gli studi nostri sono, siamo distanziati, vicini, ma siamo in comune qua. È una persona accogliente, lui lavora, è come se lavorasse anche insieme a noi. E ripeto, non mi era mai capitato proprio in tutta la mia carriera, non solo all'Eredità, di vedere gli altri che, come dire, onorati di aver giocato contro lui, e senti come lui li ha accolti, li ha messi a proprio agio, mentre anche i nostri cercano naturalmente di mettere tutti a proprio agio. Questa è la stoffa del vero campione, però, ora io no, noi abbiamo raccolto i momenti più... ma diciamo, impossibili, ma anche divertenti, dove tu proprio le sai tutte. E allora io vi chiedo di soffermarvi sugli occhi di Flavio e sui capelli di Flavio. Sono a ruota libera i miei capelli, guardavo pure ai ghigliottini. Il triello. C'ho il tester piano casa del 20%, la tettoia allungata. Verdi consegnò al tenore Raffaele Mirate, solo alla vigilia del debutto, quale celebre brano operistico? Libiamo nei lieti calici, La donna è mobile, Celeste Aida, o forse Bella figlia dell'amore? Raffaele Mirate ha inaugurato La donna immobile, quindi vado con La donna immobile. Sei stato il primo a cantarla, se non ricordo male. Allora, la risposta è esatta addirittura, Massimo, complimenti. Massimo, tra questi, quale agrume è un incrocio artificiale creato da agricoltori asiatici, pensa, 4.000 anni fa circa? L'arancia dolce. In base a quale calcolo? Perché gli altri tre dovrebbero essere gli agrumi da cui sono derivati tutti gli altri. La pianta dell'arancio è stata creata artificialmente circa 4.000 anni fa e Massimo già c'era, era piccolo, con i calzoni corti, ma già c'era. Perdonatemi, Ambra e Gianluca, tornate in un'altra edizione quando si potrà giocare tutti e tre. Massimo, gli astronomi hanno individuato una classe di galassie che per il particolare colore sono dette come? Sono patatina? Ovetto? Sono fagiolino? Oppure le chiamano mandarino? Dovrebbero essere verdi, quindi fagiolino. Scusa, solo così. Quando è che poi studi tutte le altre materie? Dormi con delle cuffie che ti iniettano tutte? E la risposta esatta, al di là di chi va dalla ghigliottina, ci vuole qua, secondo me, un applauso per te, veramente memorabile. Mi fanno male le guance, perché da un lato c'è la plomb di Massimo che dice... fagiolino, dai, come per dire, quale mai potrebbe essere la risposta esatta? D'altra parte, proporzionalmente allo stupore crescono i capelli di Flavio e diventano sempre più alti. No, io dico una cosa, perché salutiamo i nostri fantastici reparti, per una reciproca prudenza in questo periodo non ci trucchiamo. Non è che sia lo stupore. Sì, vedi? No, salgono, crescono, sì, c'ho un baldacchino alla fine del triello, c'ho tre piani. C'ho tre piani di stupore. No, ma ti posso dire una cosa, per far capire veramente un livello, ma che mi emoziona, cioè i miei avrebbero voluto un figlio così, uno che studiava, che faceva una cosa. Ma per quale tra queste risposte ti ha stupito? No, è che se non la sa, però, sapendo tutte le altre materie dell'universo mondo, lui lo esclude perché è fagiolino. Ma in caso sa che patatina è coso, quello è quell'altro, quello non può essere perché è Urano, e quindi dice quella. Quando non sa quella, una sera, non mi ricordo il tema, ha sbagliato, ma comunque spiegando una cosa, che poi sono andato di là dagli autori, che erano al telefono con loro analista, dicendo come si può fare con questo che anche quando sbaglia dà una nozione in più, un'informazione fantastica. È così, è il piacere di stare insieme, di giocare veramente insieme, di ascoltare e di imparare, di trovare nuove passioni. Io voglio fare, appena si potrà, una crociera con lui, perché alla fine scendi e ti danno una laurea. Ascolta, scendi laureato.
il rettore Massimo Cannoletti, il magnifico rettore, dottor professore, così. Ma lui sembra il dentone Alberto Sordi, mi guardate fa cascacca la domanda del coso, questa sa, no, sì, il fiume è stato spostato. C'è una gestualità, una postura da grande attore, però non tutti si ricordano, ma tu l'hai raccontato, che tu avevi già partecipato all'Eredità, solo che se oggi la ruota gira, 15 anni fa le cose andarono così. Massimo, A, B o C? A. A. Colui che firma un assegno è il traente, il trattario o il beneficiario? Il trattario. Il trattario. Ai, Massimo, mi dispiace, risposta errata. Consegni la tua parte di eredità a Paolo. E quindi Paolo si salva e continua a giocare, mentre Massimo, ci vediamo ad agosto, A peperone, ti aspetto. Viva il peperone. Ciao Massimo, sei stato eliminato. Aspetta, qui c'è un segno del destino. È come il conte di Montecristo. Su che domanda è uscita? Sull'assegno. È tornato a piasselo. L'assegno. Ricco e spietato. Il conte di Montecristo. Lo dice Nino Manfredi nel film. Sei tornato come il conte di Montecristo. Hai spietato. Ragione. E tu dici, con l'assegno mi avete fatto uscire. Rientro, mo fate come quello del signor Bonaventura. Ma cioè, lì tu andasti fuori subito. Alla prima domanda. Era il secondo giro. Ecco. E il secondo giro di eliminazione e l'altro concorrente fece il doppio errore, mi puntò il dito, l'eliminazione lì non era con la scalata all'epoca, era con una domanda secca. Ecco, noi rimetteremo la domanda secca da stasera. è tornato, ti ho detto, è tornato, ma come Sansone, cioè i capelli corti, è tornato con la forza nei capelli. Bravo, e questa è la giusta citazione. Stasera gli facciamo tagliare i capelli. No, ce lo teniamo. Ma che poi è arrivato da noi, ce li aveva qua, sembrava un rocker. E poi perché l'hai tagliati? Perché mi sono visto, mi sono visto in televisione. Vedi? E beh, onestamente pensavo... Vedi, no, un divulgatore d'arte anche consapevolezza di estetica. Esteticamente non volevo essere sgradevole per il pubblico. Ha visto i capelli detto, miei, i suoi, ha detto fammi tagliare i miei. Se per lasciamo a lui quei capelli. Corrisponde una risposta giusta e un montepremi? Avete fatto bene a tagliarglieli, perché lui ha fatto lui. No, abbiamo fatto, è stata una mia scelta. Sì, ha fatto lui. 178.000? 68 per 168.000 per ora? Più o meno? E calcola 168... che tra poco giochiamo. Più o meno siamo 168.000. Sì, no, dico tra poco giochiamo e sì, non certo, ci sarà. Tra... No, detto. Assolutamente. Che, no. Che farai? Ci hai pensato? Beh, sì. Allora, sicuramente i miei nipoti mi hanno già chiesto di fare un viaggio, loro vogliono andare in Colombia, me l'hanno già chiaramente Quanti anni hanno poi? Loro hanno 24 e 26 anni, però viaggiano con me da quando erano proprio piccolissimi. Loro due in realtà sono state... Pensa se si iscrivono pure i nipoti. No, dico che una dinastia dei cannoletti che vengono, ce levano tutto e le ha chiuso. Ciao. Loro due sono state in realtà le prime due persone a cui ho, tra virgolette, divulgato, perché loro da piccoli giravano con me e io mostravo, a scuola sono i più bravi della classe, sono molto bravi, questo sì, ma non grazie a me perché sono intelligenti. No, no. Massimo, ascolta, io sono molto contenta di averti fatto così andare a ruota libera nel nostro programma e sono molto felice, Flavio, che tu mi abbia portato questo grande campione, perché è veramente un esempio di vita ed è un regalo quello che tu hai fatto a noi. Lui l'ha fatto a noi, secondo me le cose belle devono essere messe in circolo, come dice Ligabue, l'amore va messo in circolo, e quindi se hai un'occasione così, e poi ci vogliamo bene, quindi grazie. Voglio dire, è il minimo che si potesse fare. Quando avete detto ho detto io vengo, cioè, come il cane da pastore, come il mare in mano, accompagno il campione, non perché ce ne sia però bisogno. Noi abbiamo un regalo per te e per la tua produzione, perché noi qui ci regaliamo delle storie, storie che ci fanno del bene, storie che, come dici tu, vale la pena mettere in circolo. E allora io penso, Massimo, che questa sia una storia molto importante, specialmente per Flavio, perché Flavio oggi lo conosciamo tutti come un grande artista, soltanto che nel suo cuore voleva indossare la divisa dell'arma. E allora io apro il collegamento, lo chiedo alla nostra regia, con il comandante Ettore Cannabona. Buonasera, buonasera. Grazie di essere con noi. Buonasera a voi. Buonasera, sono comandante. Cannabona, il comandante della caserma, comandante della caserma dei carabinieri di Altavilla Milice, in provincia di Palermo. Buonasera a voi tutti in studio e a chi ci segue da casa. Lei avrebbe dovuto essere qui con noi, però lo diciamo al nostro pubblico, purtroppo ci sono stati diversi casi di Covid anche da lei, e lei si deve giustamente prendere cura dei suoi uomini e della sua caserma. Quindi
utilizziamo il collegamento per stare più vicini. Però ci tenevo moltissimo a raccontare la sua storia. Da quanto tempo è in servizio in quel paese? Beh, tenga presente, io sono qui da 27 anni e in realtà comando la caserma dei Carabinieri di Altavilla Milicia da quasi 11 anni. Non sono siciliano, sono originario del Salento, Miggiano, piccolo centro in provincia di Lecce, e però ormai sono qui per lavoro da tantissimo tempo. Quindi conosce benissimo la gente del posto? Sì, guardi, ripeto, a prescindere gli anni di comando, comunque in ogni caso negli ultimi 27 anni sono stato sempre qui tra Bagheria ed Altavilla. Ovviamente ho piena conoscenza del territorio, tra l'altro il paese, siamo in prossimità di Palermo, conta circa 8.000 abitanti, e nel periodo di lockdown ci sono state serie di difficoltà, di disagio economico. Tenga presente che la maggior parte delle persone purtroppo ha un lavoro precario, quindi vive di stenti nella misura in cui questo guadagna, questo spende. Chiaramente lì ho avuto subito la percezione di un grave disagio economico da parte di tante persone. Tenga presente che molto spesso capitava durante i nostri servizi di routine, di controllo, soprattutto nel periodo appunto del lockdown, perché comunque l'azione a cui facciamo riferimento si riferisce ovviamente al mese di marzo, ecco, molte persone mi fermavano per strada, addirittura venivano in caserma lamentando di non avere di che dare da sfamare i propri figli. Ecco, quindi lì ho realizzato che chiaramente bisognava fare qualcosa in più. Comandante, lei è abituato ad ascoltare, sì, no? le domande più urgenti della gente. Ma nel senso, ho letto da qualche parte ma... che lei ha detto: noi non siamo qui solo per fare delle contravvenzioni o per dare delle indicazioni, è giusto metterci in ascolto. Allora, succede però che un giorno c'è qualcuno che in modo particolare bussa alla sua porta. Come sono andate le cose? Ma guardi, sì, in particolare, vabbè, di episodi ce ne sono stati tantissimi, come le dicevo poco fa. In realtà ce n'è stato uno molto significativo, perché comunque è avvenuto per strada. Stavamo facendo i controlli alla circolazione stradale di routine e vedevo una persona che comunque tra l'altro non conoscevo, che era lì in attesa e mi faceva segni che avrebbe desiderava parlarmi. Lì per lì ho fatto temporeggiare un attimino, dopodiché mi sono avvicinato a lui per chiedere cosa volesse dirmi, pensando che magari aveva bisogno di qualche informazione. In realtà devo dire che mi si è stretto il cuore, perché non appena mi sono avvicinato questa persona è scoppiata a piangere e lamentava l'incapacità di poter gestire il suo nucleo familiare. Mi diceva che era disoccupato, una casa, l'affitto da pagare oltre a tutte le altre spese, e comunque aveva tre figli da sfamare. E sinceramente questo grido di aiuto non l'ho lasciato così, non l'ho trascurato, perché lì ho percepito che realmente qualunque parola avessi potuto dire a questa persona non sarebbe servita a nulla. E lì, in quel momento, ho proprio realizzato che c'era la necessità di fare qualcosa in più. Cioè, nel senso di... lì ho deciso di donare il mio stipendio, cosa che poi, ovviamente, ho fatto. In realtà io non parlo di donare, io parlo di investire. Parlo di investire perché per me è stato un investimento. Lei si è detto, io non posso lasciar cadere queste parole. Cioè, se questa persona mi è venuta a cercare, ha cercato proprio me e guardandomi negli occhi mi ha confessato di non essere in grado di dare da mangiare ai suoi figli perché ha perso il lavoro, era il primo lockdown che abbiamo conosciuto pochi mesi fa, sì, io non posso girarmi dall'altra parte e far finta di niente. Perciò lei ha deciso di devolvere il suo stipendio per sostenere le persone che, come chi si è rivolto a lei, non avevano di che sfamare i propri figli e si sono ritrovate disoccupate. Esattamente, cosa che ho fatto. Però tengo a sottolineare anche un fatto molto importante, perché poi io comunque mi sono rivolto, per ovvie ragioni, a due supermercati qui della zona, di Altavilla Milicia, e quando ho parlato di investimento c'era una finalità. La finalità era quella. Io sinceramente ho chiesto loro la possibilità di ottenere una scontistica su quello che sarebbe stato poi il prodotto, quindi i beni di prima necessità che avrei comprato, avrei acquistato, perché poi
me ne sono occupato personalmente io, mi sono recato io presso questi due supermercati. Sta di fatto che, devo essere onesto, devo ringraziarli perché mi hanno praticato una certa scontistica che mi ha permesso di aiutare più persone. Quella somma da me donata, ho aiutato molte più persone perché quella somma da me donata si è quasi raddoppiata praticamente. Ecco, sì. C'è stata una bella risposta da parte di tutta la comunità. Flavio, per questo gesto di cittadino per bene, oltre che di uomo in divisa che ci tiene a essere un bravo carabiniere, il presidente Mattarella ha fatto sì che il comandante diventasse cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Grazie comandante, grazie infinite per il suo gesto e per la sua testimonianza e buon lavoro. Grazie, grazie e buonasera a tutti, grazie. Te l'ho fatto bel regalo oppure no? Se vuoi te ne posso fare uno io, come sorpresa, ma non da parte mia, perché quella è la mia terra, è la terra di papà, l'arma appunto è nel mio cuore. Io nell'ultima estate, lieta, libera di tutti, l'ultima serata che ho fatto all'aperto l'ho fatta nello straordinario teatro di Taormina per una serata di raccolta insieme al generale Robusto, che comandava le regioni del sud, che saluto il generale Luigi Robusto, e con altri carabinieri fantastici appunto in una serata dell'arma. Lì, conoscendo le persone, sempre tornando a massa alla curiosità, se vuoi una volta, quando me lo dite, vi porto, vi mando, come volete, una storia straordinaria che ha a che fare con degli uomini dell'arma, il mio amico Claudio Molè, che ha lingua glossa giù in Sicilia, con una storia straordinaria di atleti paralimpici, tra i quali, insieme appunto ad esempio a Claudio, ci sono dei ciclisti non vedenti che pure fanno dei risultati fantastici col tandem, che è il modo di vedere la vita come piace a noi. Tu il dolore lo conosci, te nascondi, ma aiuti tantissimo anche tu. Il tandem, uno che guida e vede l'altro pedala fidandosi di chi vede, è una metafora fantastica della vita. Se vuoi, quando è, ci organizziamo. Volentierissimo. E ve li porto. Andiamo tutti in tandem. Massimo, in bocca al lupo, perché tra pochissimo è c'è vero, una nuova puntata dell'eredità. C'è l'eredità. Sono stata molto felice di conoscerti. Un grande in bocca al lupo e tante altre vittorie. Ma così. Certo. Sbaraglia tu. Viva Massimo! Grazie, e viva Francesca! Francesca e Massimo, a ruota libera sempre, andiamo! Grazie! Grazie! Dentro la ruota, ciao, dentro la ruota! Grazie! Di qua, di qua, di qua! Ah, di là? Di qua, di qua! Ciao! Di qua, di qua!